Messaggio sconcertante. 2 giorni in purgatorio equivalgono a 80 anni di sofferenze sulla terra, dalla rivelazione di Madre Speranza. Chi era Madre Speranza che adesso è beata? Madre Speranza, all'anagrafe Maria Josefa Alhama Valera, nacque a Santomera in Spagna il 30 settembre 1893. E morì a Colle Valenza, in Italia, l'8 febbraio 1983. Ella è stata una religiosa e mistica che diceva di parlare con entità divine. Fondò le congregazioni delle Ancelle dell'Amore Misericordioso e dei Figli dell'Amore Misericordioso. Ecco cosa disse del Purgatorio e in particolare del modo di concepire il tempo all'interno di quel luogo che altro non è che uno stato d'animo in cui si ritrova appunto la nostra anima dopo la morte terrena. Il dialogo è tra lei e il Signore, ma dopo si presenta il vescovo di quell'epoca che era appena morto da 2 giorni. Ascoltiamo e riflettiamo. Madre Speranza ha la visione del Signore che le dice: «Ti faccio vedere con quanta gloria il vescovo entra in paradiso, perché ha dato l'approvazione al primo santuario del mondo dell'amore misericordioso». Poi Dio andò via e apparì il vescovo con il suo corpo glorioso. Il vescovo le disse: «Madre Speranza, il Signore mi ha mandato a te per ringraziarti perché tu mi hai chiamato a dare l'approvazione al santuario e il Signore è stato molto contento. Adesso avrò per tutta l'eternità la gloria del paradiso. Però devo dirti che io, prima di andare in paradiso, ho sofferto tanto in purgatorio». Allora la madre replicò: «Eccellenza, lei è morto ieri a Roma, perché mi dice che ha sofferto per tanto tempo, se sono passati solo 2 giorni?» Il vescovo le rispose: «Madre Speranza, il tempo dell'aldilà non è uguale a quello che si vive sulla terra. Ho sofferto molto, molto di più in questi 2 giorni di purgatorio che non in 80 anni della mia vita sulla terra, perché quando si muore l'anima si presenta davanti a Dio e in presenza di Dio l'anima si vergogna. Si vergogna del comportamento che ha avuto in vita, trascurando il Signore. Deve dire a tutti che l'aldilà esiste e che sulla terra la cosa più importante è amare il Signore. Tutto il resto non serve a niente».